Buonasera e ben ritrovati a Calcio Totale. Grande attesa in città per la partita contro la Juventus. Biglietti polverizzati in pochissimo tempo, poco meno di un paio d'ore. La città è in fermento. Ovviamente arriva una grandissima squadra. In questo momento, diciamo, una delle favorite per la vittoria finale in Champions League. La squadra, lo stesso Zeman, nell'intervista di prepresentazione da parte di oggi, era molto concentrato. Ha elogiato la squadra biancazzurra di Max Allegri. E però ha detto che Pescara è pronto e farà insomma, in modo e farà di tutto per contrastare la capolista. Ne parleremo di questa partita, parleremo però ancora un po' della partita contro l'Empoli, vedremo se il Pescara in questi ultimi tempi ha fatto dei progressi. Lo faremo con un graditissimo ritorno, Stefano Buda di ABR24. Ciao Stefano. Ciao, buonasera. Ti abbiamo lasciato un po' libero in queste settimane, sei impegnato anche su altri settori, poi è un periodo che in Abruzzo, omicidi, accoltellamenti, diciamo. Sì, decisamente sta succedendo un po' di tutto. Regione che si sta rivelando molto turbolenta negli ultimi tempi. Mancano i ricercati come i film francesi, come questo ricercato, diciamo, del nord Italia, però insomma anche in Abruzzo non mancano i. Purtroppo, diciamo, recentemente non c'è da annoiarsi, tra virgolette, diciamo. Tranne nella giornata di oggi dedicata alle processioni, l'Abruzzo è famosa per il rito delle processioni, voi avete seguito qualcuno in particolare oppure Ma no, in avete realtà bypassato? su questo aspetto non ci siamo soffermati particolarmente, però insomma sappiamo che ecco, oggi c'è appunto la processione di Chieti che insomma è particolarmente Attesa e rinomata, seguita. certo. Il nostro bomber, come sempre, Corriere dello Sì, Sport, grazie. Giancarlo Febbo. Buonasera a tutti, Come stai, grazie. Giancarlo? Sei pronto Abbastanza per la partita bene, di sì, domani? abbastanza bene. Hai buone Sì. sensazioni? Come per la prestazione, sì, poi ovviamente per il Il risultato risultato contro la è un Juventus è po' più sempre quello, complicato però quello come prestazione, che è. Però, sì. Beh, è una squadra in crescendo. alla fine della serata, dato che Sì. sono due, poi faremo risentire questi brani, sono 2 settimane che sui pronostici non ti allontani di molto, uno l'hai proprio azzeccato anche nel risultato Sì. esatto, ne riparleremo. Aspettiamo, ci sta per raggiungere anche Giovanni Tondonati, sta chiudendo le pagine del centro. Intanto vi ricordo che potete seguire la trasmissione anche in diretta streaming sul sito di Rete 8, rete8.it, a partire più o meno dalla mezzanotte, mezzanotte e 30. La replica sempre su Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre, a partire invece da domani mattina sui canali social di Rete 8 e anche sul sito della trasmissione. Non resta altro che a questo punto, dopo, non so, non prima di aver salutato dalla regia Dino D'Angelo, che ringrazio sempre per la sua preziosa collaborazione e per i suoi grandi contributi alla trasmissione, e chiedo appunto a Dino di mandarci in onda l'editoriale e poi inizieremo le danze. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre. Quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Comincia il tempo dei rimpianti? La partita contro l'Empoli, al di là del risultato che poteva essere diverso e più positivo per i biancazzurri, apre il tempo della discussione su ciò che poteva essere e non è stato. Ma prima di entrare nel merito di questa questione, vorrei ribadire il mio giudizio sulla rosa del Pescara. Continuo a pensare ciò che pensavo all'inizio del campionato e dopo il mercato di gennaio, ovvero che l'organico dei biancazzurri è il meno competitivo della Serie A. Dopo aver ribadito il giudizio sulla rosa, mi sento più libero di potermi esprimere sulla conduzione tecnica della squadra. Tre i punti che sottopongo alla vostra attenzione: l'esonero di Massimo Oddo, la capacità di concludere a rete e la tenuta fisica della squadra. Non si può non convenire che l'esonero di Oddo sia stato tardivo e per questa ragione anche inutile. La squadra aveva bisogno di un nuovo allenatore perché quest'ultimo non incideva più sul gruppo, bisognava cambiare prima. Nella gestione Oddo la squadra tirava pochissimo in porta, nelle ultime partite quasi mai. La condizione fisica era insufficiente, basti pensare a Ben Ali, sostituito quasi sempre per affaticamento, e fare il paragone con il calciatore che è diventato oggi. Corre fino alla fine della partita, mantenendo sempre una grande lucidità. Contro la Juventus e la Roma per continuare la striscia positiva. In 10 giorni il Pescara affronterà la prima e la seconda della classe, un banco di prova molto impegnativo per i biancazzurri, che proveranno ad allungare la serie positiva iniziata dopo la sosta per la nazionale. C'è curiosità per la tenuta fisica della squadra e attesa per capire se il finale di campionato potrà regalare ai tifosi del Pescara qualche soddisfazione.
Nel frattempo però godiamoci queste due grandi sfide, subito dopo si comincerà a pianificare seriamente il futuro. Buon calcio a tutti! Giancarlo, allora dicevamo, se stavamo vedendo alcune azioni, poi ne parleremo diffusamente nel tema tattico da parte contro l'Empoli che ci è piaciuta. Allora iniziamo dai punti che ho posto all'attenzione dei nostri tre spettatori, volevo sapere cosa ne pensi tu. Allora, nell'ordine, quanto riguarda l'esonero, partiamo dalla rosa. La rosa, posticipiamo tra un mese e mezzo, vediamo. La rosa, va bene. L'esonero di Oddo è stato tempestivo, alla luce di quello che è successo poi, che poi c'è stato questo esonero, perché fino a un certo punto si pensava che Oddo sarebbe rimasto sia per quest'anno ma anche per il successivo. È chiaro che alla luce di quello che è avvenuto è stato ritardato, ma non solo per i risultati, anche per il tipo di mercato, perché se si sapeva che veniva Zeman bisognava fare un mercato, magari quello di gennaio, adatto a lui, mentre invece non è stato così. Quindi sotto questo punto quindi di vista conviene che sia stato esonerato tardi. Sotto questo punto di vista è stato esonerato tardi. Sicuramente io pensavo che il girone di ritorno la squadra facesse un po' meglio, evidentemente si era avviluppata in se stessa, si era intristita, non riusciva più a reagire, quindi in questi casi una scossa tecnica è doverosa. Stefano? E non so perché. Non so perché non è riuscita a fare quello scattino in avanti, quel miglioramento che si pensa. Si è intristita, ha cominciato ad accontentarsi di perdere in maniera dignitosa, quindi è chiaro che non andava più bene a quel punto. E perciò col senno di poi è stato ritardato, ma soprattutto per la questione di mercato, perché se fosse stato fatto prima, magari a gennaio si potevano prendere dei giocatori diversi, più adatti al gioco del successore. Stefano? È chiaro che il calcio, diciamo, non si può ragionare con i se, con i ma, non si può ragionare per ipotesi, però quello che è chiaro è che quello che dicono i numeri è che con Oddo sul campo sono stati conquistati 6 punti in 24 partite, più 3 diciamo, legati alla vittoria a tavolino contro il Sassuolo, con Zeman in panchina sono stati conquistati 5 punti in 7 partite. È una proiezione che su una media che facendo una proiezione su 31 gare significherebbe esattamente 23 punti e significherebbe essere in piena quota salvezza. Quindi se uno si dovesse attenere diciamo ai numeri, a quello che dicono i numeri, è chiaro che il cambio di panchina è stato ritardato. Poi i fattori sono molteplici, cioè, ripeto, non è possibile ragionare per ipotesi, probabilmente ci sarebbero state incontrate le stesse difficoltà anche ad inizio campionato, perché oggettivamente abbiamo visto che proprio il progetto di squadra è fondamentalmente naufragato fin dall'inizio, cioè i giocatori su cui si era puntato non hanno reso per quelle che erano le aspettative, ne sono magari emersi degli altri e il ritardo, diciamo, in questo cambio di panchina, d'altronde anche lì è difficile prendere determinate decisioni, anche perché la storia della nostra ultima apparizione in Serie A ci ha dimostrato che il famoso cambio di panchina di Stroppa, diciamo, non portò i frutti sperati. Allo stesso tempo, lo scorso anno, dopo 7 sconfitte di fila, avere continuato a credere nello stesso allenatore è stato il viatico che ci ha portato verso la promozione in Serie A. Quindi ecco, poi esistono anche dei fattori sentimentali nel calcio, nel senso che è vero che nel calcio molto spesso non si guarda in faccia a nessuno, però voglio dire, anche lo stesso Oddo, diciamo, ecco, dimenticare quello che aveva fatto lo scorso anno con una squadra che era peraltro inferiore a quella del campionato precedente da un punto di vista del tasso tecnico,
dimenticare tutto questo, insomma anche i rapporti che c'erano con la dirigenza, ecco, non era una scelta semplice da prendere, cioè noi stessi, io stesso quantomeno, diciamo fino alla fine ho creduto in questo allenatore. Devo dire oggettivamente che alla prova dei fatti la squadra di oggi, la squadra che è allenata da Zeman, mi sembra, senza fare nulla di stratosferico, mostrando ancora tutte le lacune legate anche ad un organico che probabilmente non è di primo piano, però mi sembra più squadra, mi sembra una squadra, paradossalmente no, abbiamo sempre visto le squadre di Zeman effervescenti ma un po' fragiline, invece questa è una squadra meno, meno zemaniana ma più solida, più squadra, Giancarlo, più affidabile. C'è un altro tema, diciamo, questo attiene all'esonero degli allenatori. I due altri aspetti che ho segnalato sono due aspetti invece che riguardano direttamente la gestione tecnica di Oddo. Con Oddo, soprattutto nelle ultime partite, perché come dicevi giustamente tu, la squadra si era chiusa in se stessa probabilmente, la squadra non tirava mai in porta, mentre noi abbiamo visto che in queste ultime partite, soprattutto dopo la sosta contro il Milan e contro l'Empoli, non solo il Pescara imbattuto, ma erano due partite che avrebbe potuto anche vincere e ha avuto diverse occasioni da gol. L'altro aspetto è quello della condizione fisica, che mi pare il tema più problematico. Eravamo abituati a vedere Benalì, per esempio, uno dei giocatori più importanti sia nella gestione Oddo e sia nella gestione Zeman, uscire più o meno attorno al 60esimo o in preda ai crampi o perché era affaticato. Da quando è arrivato Zeman, soprattutto dopo la sosta, Benalì al 95esimo continua a correre ed è molto lucido. Questa possiamo, dato che diciamo nell'annata calcistica nessuno sembra voler o poter parlare in qualche modo, attribuire a Oddo delle responsabilità, questa gliela possiamo attribuire perché è palese che la squadra non era allenata bene, si può dire? Ma da un punto di vista, te lo chiedo, io immagino che fossero due tipologie, due filosofie di preparazione atletica completamente diverse, e infatti nel periodo, le quattro partite che ha perso Zeman sono arrivate nel periodo in cui bisognava convertire un tipo di lavoro fatto prima in un altro più tipicamente zemaniano, che dovrebbe portare questa squadra ad essere fisicamente in crescita per la parte finale del campionato. Purtroppo potrebbe essere inutile perché anche il calendario non ci ha dato una mano, perché nel momento in cui stai ripartendo con due buone prestazioni ti ritrovi la prima e la seconda della classe che magari, per che magari ti stroncano, e quindi quando ricomincerai ad affrontare squadre più abbordabili, come il Crotone, perché il Pescara ha il Crotone in casa, il Palermo in casa, e poi deve fare due trasferte contro Cagliari e Bologna, che sono sì difficili, però ma sarebbero non sono, teoricamente alla portata, teoricamente alla portata. Poi c'è l'ultima a Firenze, che diciamo Fiorentina può darsi pure, potrebbero avere obiettivi, quindi diciamo questo calendario è stato malizioso, dispettoso con il però Pescara. Diciamo, senza girarci attorno, diciamo, io te, si possono attribuire delle responsabilità sulla preparazione fisica? Io ho preso delle mie informazioni, che ovviamente terrò riservate alla fonte, ma forse terrò riservate anche l'informazione, nel senso che comunque era una preparazione diversa. Io adesso non so dire se era sbagliata, so soltanto che metodo, che è quello di Zeman, per me è sempre il migliore, e si corre. È visto nel campionato di Serie B, dove che tra l'altro è molto più lungo di quello di Serie A, quindi teoricamente più estenuante, dove la squadra correva e non aveva mai avuto infortuni muscolari, mentre qui c'è stato un periodo che gli infortuni erano effettivamente troppi. Io l'ho anche fatto notare, non è che l'abbiano presa bene, benissimo, però era un dato di fatto, perché quando vedi 8-10 indisponibili ogni settimana, qualche domanda ben otto, cioè è legittimo porsi delle domande. No, questo è un aspetto, però io, a me sembra che si sta anche un rovescio della medaglia, nel senso, io da un punto di vista tecnico e tattico, ecco, vedo una squadra, come hai detto prima, più solida, però dal punto di vista della preparazione ci sono state anche delle partite
dove abbiamo visto una squadra palesemente imballata. Io penso alla partita di Verona contro il Chievo. Quella sarà stata nel periodo, cioè, in cui ha dovuto, vedevi proprio una squadra cambiare, con le gambe che sarà stato andava, in quel periodo. Chiaro che fa parte del processo. La devi valutare adesso, dopo io ti faccio questa domanda. Dopo la sosta, scusa. Dopo 15 giorni che non hanno dato con zero, la squadra com'è? Corre o non corre? E poi soprattutto, no, è un dato, attenzione, non è un'opinione, non sono d'accordo. Corrono alcuni giocatori. No, corrono tutti, Stefano. Io i benefici li vedo sugli elementi, diciamo, con determinate corre. Ma voglio dire, i giocatori più attempati, più esperti. Grazie, Montari cammina, dubbi che possano assorbire, ecco, quel tipo di preparazione. Sì, ma la squadra corre o no? Benarì prima usciva al 60esimo, adesso sicuramente è uno dei giocatori che ha tratto beneficio da quindi che vuol dire quello che dice Giancarlo, che c'erano due modi di preparare i giocatori che sono legittimi, ci mancherebbe. Il campo vale per tutti, non è che vale solo contro uno o contro un altro. Il campo sta dicendo che la squadra oggi è andata meglio di prima, punto. Io ti ripeto che non credo che tutti gli elementi siano adatti al tipo di preparazione che porta avanti Zeman, pur essendo un grosso estimatore della tipologia di lavoro e di allenamento che porta avanti Zeman. Anche potrebbe essere che non tutti siano adatti, però loro si sono dedicati bene, tutti quanti hanno accolto favorevolmente questo tipo di preparazione. Ma perché vedono i risultati, non è un dato oggettivo, se la squadra arriva al 95esimo è ancora in campo. Poi io ho fatto una premessa, perché uno può sbagliare la campagna acquisti, ci mancherebbe, può sbagliare anche tutti gli acquisti, perché ci sta, un anno gli azzecchi, un altro anno non gli azzecchi. Ci possono essere tante condizioni, però ci sono dei dati che sono oggettivi, il numero dei tiri in porta, il modo con cui la squadra si esprime e se la squadra corre o non corre, basta andare a vedere i chilometri percorsi ed è un dato palese. Però già ognuno ovviamente è libero di mantenere la propria opinione. E Giancarlo invece, sì, diciamo, adesso ci sono due partite contro la Juventus e contro la Roma dove oggettivamente, diciamo, è difficile ipotizzare dei punti. Noi facciamo i giornalisti, appunto, non facciamo i maghi. Stando sulla carta, sono due partite chiuse, nel senso che il Pescara parte ampiamente battuto. Che cosa, se intanto volevo sapere se sei d'accordo, allora, e che cosa ci possiamo aspettare da queste due partite? Allora, io immagino una prestazione in linea con le ultime due, perché le prestazioni sono state buone sia contro il Milan, soprattutto a Empoli. Che poi non si sia vinto è un altro discorso, e chiaramente c'era il fatto che si doveva accorciare dall'Empoli, ma soprattutto ci sono state queste due vittorie consecutive del Crotone che hanno modificato tutto, perché tu fai un campionato intero affiancato ad una squadra, il Crotone aveva un punto mi sembra più del Pescara, affiancato ad uno o due punti, affiancato a una squadra adesso che tu la consideri compagna di sventura, invece adesso te la ritrovi che veramente potrebbe salvarsi, perché sta a 3 punti dall'Empoli, ha il vantaggio dello scontro diretto, quindi è come se stessi a 2, ha una determinazione feroce, mentre l'Empoli, vabbè, sembra 1-2 cambia poco perché devi comunque vincere, sì, c'è una vittoria per superarli, una sì, sconfitta, sì, dell'Empoli, una però in 7 partite magari già due pareggi, e quindi tu adesso che vedi il Crotone, che hai sempre considerato alla tua portata, diciamo, ampiamente alla tua portata, sotto la tua portata, te lo vedi che magari si salva veramente, allora c'è anche quel pizzico di rimpianto, ma anche di frustrazione, sinceramente, perché poi a Zeman abbiamo chiesto stamattina, ti piacerebbe fare come il Crotone? Mi piacerebbe, però visto il calendario è un po' difficile farlo contro Juve e Roma. Certo, non è certo fortunato. Intanto buonasera a Giovanni Tondonati. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Allora, come abbiamo chiuso queste pagine del centro? C'è da aspettarsi qualche scoop per domani mattina oppure normale amministrazione sulla Juve? No, stavolta c'è un bellissimo lavoro, perché il nostro caposervizio, Rocco Coletti, ha intervistato in esclusiva Gigi Buffon, anche se domani non giocherà, ha parlato non soltanto del Pescara di Zeman e del suo rapporto con il Pescara e con la regione Abruzzo, ma ha aperto un po' il suo album dei ricordi, indicando ciò che lega appunto Buffon a questa regione. Un'intervista molto molto interessante. Per il resto, sulla squadra, insomma, già sapete tutto, perché Zeman ha parlato oggi, sapete chi c'è e chi non c'è, e poi c'è l'entusiasmo che ha scatenato ovviamente in Abruzzo l'arrivo della Juventus, scatena tantissimi tifosi di fronte all'Hotel Parco Palio, ma anche all'aeroporto a caccia di autografi, fotografie, però non c'è stato, almeno per molti, l'incontro
con la squadra, con i calciatori, perché molto blindato, blindato ovviamente. Ma io dovrei dire una cosa cattivissima in merito. No, preferisco evitarla perché non mi voglio fare tanti nemici. Perfetto. Allora no, già... però forse la dico. Più no. Decide, perché prima hai detto, prima hai fatto un'altra, la stessa affermazione sulla preparazione. Vabbè, questa, di... allora... vorrei far, non vorrei rivelare la fonte, ma nemmeno la notizia. Quindi prendendo. Però la notizia. Io, conoscendolo, cioè, ho già capito. Lui ha già capito. Allora magari. Magari se, lui, abbiamo... se la dice lui. Io, ma tu sei il portavoce di. Diciamo, dai, dilla, dilla. Abbiamo approfondito anche. Al centro, al giornale, coinvolgendo due giornalisti che sono Giuliano Di Tanna e Luigi Di Fonso, che si esprimono sul fatto di tifare la squadra della propria città oppure tifare una squadra. Sì. Anzi, domani leggeremo anche questo, però Giancarlo si riferiva a questo. Per lui è impensabile, secondo me, che un pescarese domani vada allo stadio per tifare Juventus. No, io ho visto, allora guarda, io ho visto contro il Quindi, Milan. Gianca, tu, e tu a quale parte ti iscrivi? No, io tifo Pescara, però insomma ognuno secondo me è libero di fare, cioè, secondo me non è una cosa che può essere, come dire, non è una cosa inevitabile, nel senso, no, però, io tifo la squadra della mia città, appunto, e basta. Però ci sono, ma si può cambiare la squadra, il tifo è come l'amore, sì, ma nel corso della vita la squadra si può cambiare o no? Assolutamente no. No, madre, ma dipende qual è la filosofia di calcio. La squadra non si può cambiare, però attenzione, ci sono i doppio fedisti, come vengono chiamati, sono giustificati quando tu sei in una piazza di Serie C, Lega Pro. Però in Serie A, Io però contro il Milan ho visto una persona che abita nel tuo palazzo, no, nel mio palazzo, vicino a casa tua, vicino a casa mia, andare allo stadio da solo con il cappello da giullare rosso nero e l'hai guardato male da dopodiché povero. Oggi mi ha chiamato un mio amico per dirmi che mica per caso stai lì. Gli ho detto, ma tu domani per chi dici? Perché no, vabbè, ma il mio cuore lo sai, bianco nero, poi c'è anche uno schifo. Allora praticamente io ho ricevuto telefonate di amici, ma amici, cioè non con amici d'infanzia, che magari vanno a fare il tifo per la Juve. Allora io dico, dopo non ci lamentiamo con la società. Immagino che, spero che questi non siano gli stessi che poi mandano tutti quei messaggi su internet che si lamentano della società, perché questa città onestamente no, non merita la Serie A, visto che quando arriva la Juventus, vabbè, però diventano Giancarlo, tutti tifosi. Questo però succede in tutte le lingue. Lo Juventus so, ha lo il 50% dei tifosi italiani. Però quando giocano contro la tua succede squadra succede un po' dappertutto, penso, no Giovanni? Che tu, quando la Juventus gioca nelle Marche, quando giocava ad Ancona o ad Ascoli Piceno, lo stadio era tutto per la Juventus. È un fenomeno generale riguardo la provincia. E per questo sono queste piazze non meritano la Serie A. Io allora, scusate, ho riportato delle indicazioni di una recente ricerca sul tifo in Italia, no? La Juventus ovviamente la tifoseria più amata, quella che ha la tifoseria più numerosa con oltre 8 milioni. Di questi il 13% abitano in Piemonte, il 40% al sud e nelle isole. Quindi, d'accordo, ma io succede ovunque, anche peggio. Il tifoso della Juve deve tifare la Juve in Coppa Campioni, però quando si gioca, se tu si gioca Palermo, Juventus, quando si gioca Pescara, Juventus, però io dico anche che è un fatto che secondo me è anche un fatto culturale, perché mi ricordo negli anni 80 quando ero ragazzino io e andavi a vedere Pescara Juventus, cioè lo stadio era tutto rigorosamente biancazzurro, ma anche in Coppa Italia, cioè è anche, c'è anche proprio un salto culturale, cioè oggi è tutto più globalizzato, bisogna salire sempre sul carro del vincitore, no, ma forse bisogna Stefano, vincere è facile. Anche tutto più globalizzato e si ritorna anche a quello che ha detto oggi Zeman in conferenza stampa, cioè nel senso dici quando cioè con la Juve in Italia c'è solo una squadra che può comprare giocatori, che può spendere 100 milioni per un giocatore, ed è la Juventus, cioè il famoso discorso della Forbice. Su questo si potrebbe aprire un altro discorso. Io volevo il discorso è ampio, Oscar. Io aggiungo soltanto una cosa, di aver conosciuto anni e anni fa una persona che tifava Brasile, italiano, pescarese, quando arriva da Brasile contro l'Italia. Cioè, quindi sul lato nazionale si apre un altro disco, io non appunto, guarda, posso appunto, allora, cioè, voi mi siete espressi sul tifo, io vi posso esprimere, diciamo che sono un caso, cioè, un po' anomalo. Argentina Italia, o no? Perché c'era Maradona, c'era Maradona. Io posso dire una cosa. Scusa, voglio fare una precisazione, io non contesto la scelta del singolo. Ma tu la contesti? No, non quella di tifare. Tu vai là, fai il tifo per chi vuoi. Dopo però,
se la società fa una squadra che non è che se, ti puoi lamentare, se poi non hai il diritto è di la lamentare. Stessa persona che si va a lamentare, allora non si sta bene più, cioè, sinceramente. Bisognerebbe fare delle foto identificative di tipo, allora io vi posso dire una cosa, diciamo dall'alto della mia esperienza, perché ovviamente sapete che sono un grandissimo, a me piace proprio il calcio, mi piace il calcio d'attacco, io però sono libero, diciamo, dal tifo, nel senso che io da quando ero piccolo ho sempre tifato grandi giocatori, non ho mai tifato per una squadra. Da quando poi è apparso Zeman sul panorama calcio, io tifo per Zeman, quindi quando Zeman coincide anche con il luogo che amo, io ho scelto di vivere a Pescara, quindi è chiaro che tifo per il Pescara. In questo caso c'è anche Zeman, e quindi, però devo dire, io non mi sento questa disputa, devo dire, non voglio dire che sono d'accordo con tutti e due, però non la sento mia, nel senso che io non concepisco proprio il tifo. Mi piace il tifo, mi piace il tifo di parte, mi piace andare a vedere partite dove c'è grande tifo nelle curve, per esempio, però non e mi piace che inizia e finisce nello stadio. Non capisco invece quando la cosa va oltre, tant'è che quando c'è una squadra che si esprime bene esce tra gli applausi del pubblico ospitante, fa sempre rumore. A me invece, io mi ricordo, vi ricorderete pure voi, nel 2012, l'anno della promozione, penso che eravamo insieme a Bari a vedere Bari-Pescara, quando uscì Lorenzo Insigne, che fece una partita straordinaria, i tifosi del Bari fecero una standing ovation per Lorenzo Insigne. E che io penso, io ho questa concezione del calcio, nel senso che quindi da questo punto di vista, insomma, uno tifa Juventus, domani tifa Juventus. Sono però d'accordo molto con Giancarlo, che però questa stessa persona dovrebbe avere la coerenza il giorno dopo di non criticare, per esempio, Sebastiani piuttosto che Oddo o Zeman in merito a una squadra che non tifa nemmeno, solo perché è nata a Pescara. Questo non si può fare, cioè, se tu sei tifoso juventino, tifi la Juventus, e dopodiché però ti tieni il Pescara che ti tieni. Mentre in questo caso, devo dire, tutte e tre siete giustificati a criticare Sebastiani perché siete anche tifosi, ovviamente. Scherziamo con il presidente. Direi, Dino, di andare in pubblicità e poi rientreremo con una sorpresa. Eccoci rientrati in studio, vi avevo annunciato una sorpresa. Dovremmo avere al telefono il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Barillà, che segue la Juventus, diciamo, tutte le settimane. Ci sei, Antonio? Ah, è caduta la linea. È caduta la linea, ce l'avevamo, ce l'avevamo perché l'abbiamo sentito, siamo stati a parlare durante la pausa, è caduta la linea, però sappiamo che Antonio è già arrivato a Pescara, in zona, perché mi pare Giancarlo è nello stesso albergo della Juventus, ho capito male? È andata a Chieti, forse perché la Juventus è andata al Parco Paglia, poi adesso dorme in un altro albergo, ma non lo possiamo dire per la privacy, sì, per la comunque dorme a Pescara, sì. Allora, Giancarlo, che attendendo Antonio, che partita ti attende? Oggi abbiamo, poi sentiremo un frammento dell'intervista di Max Allegri, diciamo che cioè questo, non è tranquillo, insomma, teme abbastanza il Pescara. Beh, lo teme, però a quanto pare, poi lo chiederemo ad Antonio, è previsto un turnover ampissimo, e quindi d'accordo che la Juve ha due squadre che potrebbero arrivare prima e seconda, Juve A e Juve B, però bisogna pure vedere, diciamo, come reagiranno quelli che saranno chiamati in causa, ma è altrettanto vero che la partita più importante dell'anno è quella con il Barcellona. Sì, ci sono. Ecco, ti avevamo perso, intanto benvenuto, ho detto ai telespettatori che sei già in zona, ma non abbiamo detto dove dormi, per Giancarlo, dice, per tutelare la tua privacy. Allora, e intanto benvenuti in Abruzzo. Che Juventus scenderà in campo domani contro il Pescara? Allora, sarà una Juventus profondamente ridisegnata, ma una Juventus di assoluto spessore. Basta pensare a come Allegri ha ruotato gli uomini tra Napoli e Barcellona, a volte ha cambiato anche 8 uomini mantenendo un livello di qualità eccezionale. Domani ritoccherà completamente la difesa, ritoccherà la mediana, lascerà però intatta la prima linea con Higuain, Mandzukic e Dybala, quindi sarà comunque una Juventus altamente competitiva, soprattutto una Juventus concentrata, senza distrazioni, perché crede nella necessità di affrontare con serietà un impegno che è facile solo in apparenza. E da un punto di vista fisico, secondo te, come quelli che hanno già giocato, secondo te ne risentiranno, oppure insomma, sono giocatori abituati a giocare tante partite? No, perché sono molto abituati, e poi ti ripeto, cambierà almeno mezza dozzina di uomini, da Neto che giocherà in porta,
Khedira non è stato neanche convocato, rientrerà Marchisio, cambierà completamente l'asse difensivo centrale, anche perché Bonucci è squalificato, quindi sarà una Juventus che soltanto in poche unità avrà il problema della stanchezza e della fatica. Io penso che più che un problema di fatica sia un problema di concentrazione, ma da questo punto di vista è una squadra molto responsabile che raramente ha avuto dei cali di tensione, che soprattutto è abituata a questo tipo di partite, a non sottovalutare le partite di questo tipo, che spesso, per esempio prendiamo il Napoli, sono quelle che hanno causato il ritardo del Napoli in classifica, no? Beh sì, assolutamente sì, loro da questo punto di vista hanno avuto dei loro blackout, come è successo a Genova, però in linea di massima hanno mantenuto sempre una costante particolare, fatta anche di un cammino straordinario, perché se noi guardiamo il numero di vittorie, di gol segnati, di pochi gol subiti della Juventus, ci accorgiamo che Barcellona non è assolutamente un caso. Certo. E Antonio, c'è un tuo, una persona che credo tu conosca, che ti vuole fare una domanda. Giancarlo Febo, tuo, collega del Corriere. Collega bravissimo e amico mio. Grandissimo, ti ringrazio Antonio. Senti, volevo chiederti, vabbè, dalla Juventus sappiamo tutto, abbiamo detto tutto. Un consiglio agli avversari, che glielo daresti tu? Cioè, il Pescara, per non essere schiacciato, ovviamente si presume che perderà, ma per non rimanere stritolato proprio dalla Juventus, secondo te che dovrebbe fare? Noi oggi, ti dico la verità, non abbiamo capito da Zeman se giocherà in maniera sfrontata con degli attaccanti veri o se metterà, diciamo, dei centrocampisti davanti magari per fare più densità al centrocampo. Ma la Juve come va affrontata? Va aspettata oppure bisogna provare a pungere? No, bisogna provare a pungere, non ovviamente andando all'arrembaggio, perché se ti arrocchi e li aspetti, la qualità è tale e tanta che prima o poi il gol arriva. Quando tu attacchi con Higuain, con Dybala, fai conto che la Juventus è da oltre 30 partite consecutive che va in gol, quindi non puoi permetterti di chiudersi, devi giocare a viso aperto. Guarda, devo dirti che delle squadre, chiamiamole così, provinciali, quelle che più hanno fatto bella figura sono quelle che si sono poste con coraggio e con piglio autoritario, consapevoli di avere un'inferiorità ma decisa a giocarsela. Quando hanno provato a chiudersi hanno sempre fatto delle figuracce. No, bene. C'è in studio, ci sono anche altri colleghi, il primo di questi è Stefano Buda di ABR24, che ti vuole fare anche lui una domanda. Ciao Stefano, buonasera. Ciao Antonio, buonasera. Senti, una curiosità, dal tuo punto di vista, conoscendo anche un po' quelli che sono i trascorsi, no? Anche se appartengono ormai a un'altra epoca, le scintille che ci sono state tra Zeman e la Juventus sui vari casi doping, sui vari scandali che hanno coinvolto anche la Juventus nel passato. Sappiamo che è passata tanta acqua sotto i ponti, i protagonisti sono cambiati, ma quanto potrebbe ancora rappresentare uno stimolo ulteriore in casa Juve la presenza di Zeman sulla panchina avversaria dal tuo punto di vista? No, allora io penso che non è uno stimolo in più, non è uno stimolo in più, perché Zeman è considerato un ottimo maestro di calcio, un ottimo allenatore, ma non un nemico. Come dicevi tu, sono cose un po' passate che chiaramente hanno lasciato un segno, un'etichetta, ma non incidono in questo momento su una motivazione aggiunta, almeno a respirare quella che è l'atmosfera che si respira. Il rispetto è, perché si sa che Zeman è capace di costruire delle squadre coraggiose e giovani. Il rispetto nasce dal fatto che il Pescara è una squadra che, comunque, avendo poche pressioni e nulla da perdere, può far male. La Juve a sua volta potrebbe, dopo Barcellona, avere una flessione. Ma guarda, proprio oggi Allegri ricordava quando il suo Pescara, già retrocesso, ha battuto la Juventus addirittura 5-1. Lo diceva proprio per dire che nulla è mai scontato. E c'è anche Giovanni Tondonati del centro che ti vuole fare una domanda. Sì, buonasera. Vabbè. Antonio, io volevo chiederti soltanto un giudizio su l'opera fatta in questi anni da Massimiliano Allegri. Secondo me ha fatto un lavoro straordinario, aggiungendo tanta tecnica, no? Giocatori di qualità ad una squadra già strutturata e pronta per giocarsi le proprie chance in Champions League, per riportarla dopo tanti anni a Torino. E poi aggiungo, ma resterà al 100% a Torino? Allora, Allegri è stato straordinario perché non ha soltanto aggiunto questo tasso tecnico, queste innovazioni tattiche, ma ha saputo trasmettere
tranquillità a una squadra che aveva bisogno in certi momenti di essere rasserenata dopo troppe pressioni. È arrivato nella contestazione perché era difficile sostituire Conte, è riuscito a convincere tutti, è l'allenatore che ha fatto più punti nella storia della Juve, meglio di Trapattoni, Lippi, e credo che nei progetti della Juventus ci sia quello di farne un allenatore di questo stile con un contratto più lungo. Non ti posso dire 100% perché devono ancora incrociarsi e parlare, ma io sono stato sempre ottimista sulla permanenza di Allegri. Senti Antonio, un'ultima cosa, poi ti lasciamo andare, so che hai degli amici qui in Abruzzo e diciamo, hai voglia giustamente anche di stare con ma loro. Ci mancherebbe, prego. Ti volevo chiedere invece conto di questo prolungamento del contratto a Dybala. Guardandolo da vicino, noi lo guardiamo in televisione, lo vediamo diciamo molto più raramente dal vivo, guardandolo da vicino e dal vivo magari anche in allenamento, è davvero un ragazzo che si avvia sulla strada dei Messi e dei Cristiano Ronaldo o ancora diciamo, è un livello inferiore e secondo te? Deve crescere perché a 23 anni ma arriverà a quei livelli lì, anzi io ti dico che concordo con quanti sostengono che quando finirà il duopolio Ronaldo-Messi il nuovo duopolio sarà Neymar da una parte e Dybala dall'altra. È un ragazzo con una tecnica eccezionale ma soprattutto con una ferocia interna che fa paura, determinato, voglioso d'arrivare, convinto di se stesso, semplice, sono caratteristiche che fanno un campione ancora più della tecnica e lui di tecnica ne ha tantissima. Senti, e all'interno dello spogliatoio come è visto? Si sta ritagliando già un ruolo di leadership sì, in relazione alla capacità? Assolutamente sì, e pensa che non è facile in una squadra dove comunque hai personaggi come Bonucci, come Chiellini, come Buffon, però lui tutto è tranne che un giovane, e lo dimostra anche il nuovo ingaggio che gli hanno fatto, che è un top ingaggio, soltanto Higuain guadagna 14. L'ultimissima cosa davvero, questi cambi sempre più frequenti di Buffon con Neto derivano dal fatto di voler dare delle chance a Neto o perché Buffon non può più giocare tutte le partite? No, perché cerca di preservare giustamente Gigi da tanti impegni e contemporaneamente di offrire delle opportunità a Neto, che è un portiere che chiaramente fa il secondo solo perché gioca nella Juventus davanti a un gigante. Però il titolare inamovibile chiaramente Buffon, la partita col Barcellona è stato uno spot di un eterno ragazzo che ha i riflessi di un adolescente. Quindi quello che dici fa presupporre che quindi Donnarumma non è un obiettivo prioritario della Juve, se Neto tu dici un portiere che giocherebbe titolare se non ci fosse. Donnarumma non è un obiettivo prioritario, ma è un obiettivo se finisce sul mercato, se è, perché la Juventus è abituata storicamente ad avere il portiere della nazionale per tantissimi anni. È stato Zoff, è stato Buffon, sarebbe bello se diventa Donnarumma. Tenete però presente che prima ancora di Donnarumma, che giustamente il Milan farà di tutto per trattenere, la Juventus segue da vicino Meret, che è considerato alla pari di Donnarumma il portiere del futuro. Perfetto, Antonio, ti ringraziamo, ci hai dato davvero tante informazioni, spero utili anche per i nostri telespettatori e a domani allo stadio, ci vediamo domani allo domani stadio. Domani allo stadio, buonasera a tutti e grazie. Grazie a te, buonasera. Grazie Antonio. Grazie. Allora Dino, io direi prima di commentare un po' quello che ci ha detto Antonio, se possiamo ascoltare quello che ha detto un frammento dell'intervista oggi a Massimiliano Allegri. Allegri. È una partita che per noi vale 3 punti, è una partita dove... Se non sbaglio c'è già un precedente, ho segnato se non mi sbaglio 1-2 gol, fu una partita strana, faceva molto caldo, giocavamo ancora discretamente bene e quando poi dopo trovi quelle squadre che giocano senza più pensieri, senza più delle pressioni del risultato, se non l'affronti nel modo giusto è tutto da perdere, ecco perché domani noi bisogna far bene. Tra l'altro Pescara in questo momento è una squadra che sta bene fisicamente, che corre e gioca per dare degli schiaffi all'avversario. E quindi non è una squadra che subisce e noi bisognerà essere molto bravi a giocare questa partita. L'equilibrio è la forza di una grande squadra. Poi nel calcio puoi vincere e puoi perdere, però l'importante è avere sempre equilibrio, che l'equilibrio ti porta a ottenere successi. Allora Giancarlo, sì. Mi pare di ricordare, perché io quella partita l'ho vista, che in panchina ci fosse Zucchini. O no? Sì, mi sbaglio? Vero, che vinse anche contro... Sì, perché la squadra era retrocessa...
Venne Vincenzo Zucchini in panchina e vinse anche un'altra partita importante contro il Napoli, mi sembra. Allora, 3-0. Diciamo, sì. non corriamo con i sogni, però sì. Certo, un risultato come quel 5-1 con Zeman in panchina contro la Juve forse potrebbe, c'è anche un'altra analogia, perché potrebbe la giustificare Juve un campionato intero. Durante la settimana aveva battuto il Borussia Dortmund in Coppa UEFA. E non giocava il portiere titolare a Pescara. Aveva vinto la Coppa UEFA. Allora, diciamo che attualmente il Pescara è una squadra, perlomeno per quello che ha dimostrato col Milan e anche a Empoli, è una squadra che ha un suo perché, diciamo. È ovvio che nei duelli individuali avremo chiaramente qualche problema. Forse, nonostante ci siano molti rincalzi. Però ecco, come concetto di gruppo, come movimento, immagino che non sarà una squadra sprovveduta, saprà come disporsi, come muoversi. E poi chiaramente il fatto che Allegri tenga il tridente classico vuol dire che un minimo di timore ce l'ha. Un minimo di ce l'ha, nel senso del dubbio. Certo, teniamo. Stefano, volevo... Anche se è un rischio, attenzione, perché ovviamente, vabbè, è un rischio. Forse anche calcolato, perché nella partita di ritorno in un campionato una promossa non mette in conto di fare punti contro i Juventus. No, è un rischio per la Juve il fatto di schierare tutti gli attaccanti, perché c'è la partita di ritorno a Barcellona, dove però la Juve va con quel vantaggio, e quindi farà più che altro una partita difensiva. Però io credo che siano parole obbligate, nel senso che Giancarlo non comunque, è che farà solo in occasione. Il ruolo dell'allenatore è tenere sul pezzo la squadra, la Juve può tenere solo se stessa. Non divagare, perché per te c'ho pronto, ti vorrei girare la riflessione di Allegri. Voglio vedere se Allegri risponde come risposta a me, perché Allegri ha detto: la squadra di Zeman. Sapevo che mi tornavi a correre. Io pure ci stavo pensando mentre. Allegri ha detto, io te l'avevo sentito l'intervista. Esattamente che quello che ho detto io. La squadra di Zeman gioca bene, soprattutto corre. Quindi il tema è vero, cioè se ne è accorto. È anche un classico che l'allenatore, che prima della vigilia della partita, l'allenatore avversario. Sì, però avrebbe potuto trovare. Mette sempre. Sì, ha detto corre, esattamente quello che noi stiamo dicendo. Io ti ripeto, ci sono giocatori che corrono in questa squadra, altri meno. Ed è una squadra che, però, oggettivamente, questo non faccio fatica a riconoscerlo, sta meglio. Sia tatticamente sia allora anche con molta difficoltà atletico. Siamo riusciti ad estorcerti questa cosa, che il passaggio da Oddo a Zeman ha causato sicuramente un fattore positivo su alcuni elementi, come ho riconosciuto già prima. L'importante è iniziare. Intanto stiamo vedendo alcune azioni di quella partita. Giovanni, abbastanza velocemente, anche se quando ci sono bei voti è sempre bello parlare, vogliamo vedere un po' come abbiamo dato i voti questa settimana? Sì, proprio rapidamente, migliore in campo Ben Ali, 7 il voto. Vi ricordo che questa è la media dei voti espressi da me, da Oscar, da Giancarlo e da Ivano Di Sciascio. Poi 6,6 per Fiorillo, 6,5 per Caprari, 6,2 per Memusciai, poi Koulibaly, Zampano, Bobo, Campagnaro e Bruno 6, Brugman 5,8, Baybeck 5,4, Muntari 5, Biraghi 4,8, Verre 4,2, 6,5 per Zeman. Migliore in campo dunque Ben Ali. Allora, di Ben Ali abbiamo già parlato, però Giancarlo, io qualche altra parola la spenderei, perché anche se a me, ti dico sinceramente, piace più a parlare dei peggiori che dei migliori. Ma poi ti faccio parlare posso dire una cosa, su Verre sì. L'ultimo minuto fa un assist bellissimo, che dove chi era che c'era che è arrivato in ritardo di un soffio, cioè che Pescara vinceva la partita. Aveva una superiorità numerica, però avrei voluto vedere se fosse entrata quella palla. Più che in ritardo, credo che Ben Ali non abbia calciato di prima, se non sbaglio, forse si aveva cincischiato un attimo, però l'assist che poteva risultare Brugman, però è stato un assist, facciamo la beh, no, barro, no, non era stato la fine, bel pallone, era stato bel pallone in mezzo. Allora andiamo, dopo riparliamo con Ben Ali, con Giovanni. Allora Giancarlo, andiamo al nodo della questione Verre, perché Giovanni, tu devi sapere, tu c'hai l'elenco dei voti generali, cioè tu c'hai già la media. Allora Verre, sono un paio di settimane che sto monitorando i voti di Giancarlo. Allora, a Verre noi abbiamo messo, io, tu e Ivano, 4,5, che è un voto abituale in queste partite.
Giancarlo invece, e qui vedo un po' il tifoso io, sempre, no, gli ha appioppato tre. Allora, ecco, ancora. Parliamo di Verre. Allora, perché hai messo tre a ovviamente Verre? È come quando si va a scuola. Scusa, sì, per completezza di informazione. Sì. Ovviamente Giancarlo ha messo tre a Verre perché la partita era fuori casa ad Empoli, no, la pagella non era, no, la sua, certo, perché no, non vabbè, avrebbe messo quattro e mezzo. Sul Corriere, diciamo, non si possono mettere dei voti esagerati. Noi scherziamo, voto. No, è giusto, hai fatto bene, guarda, a dirmelo mi dai un'opportunità, perché è come quando a scuola il professore che vede lo studente che è capace, che intende, ma non si applica, mm-hmm, è più arrabbiato. Quindi stiamo parlando di Verre, un predestinato, un nazionale under 21. Io li ho visto sbagliare delle aperture, degli assist, delle rifiniture che erano abbastanza semplici, e lui ha cominciato a sbagliare, ma a sbagliare errori di concetto, cioè passaggi laterali anziché in verticale. Ha iniziato a Genova contro la Sampdoria, dove abbiamo perso per un suo passaggio laterale che non si fa neppure in terza categoria. Ora lui è passato da essere l'eroe di Pescara, perché ha fatto il gol, l'eroe di Trapani per il gol che ha fatto, però io adesso vedo che lui è involuto da un punto di vista del gioco. Allora, è arrivato Zemun, che ha detto che è quello che ha più qualità, però lo ha messo fuori. Quindi vuol dire un paio di partite. Dopo un paio di partite. Quindi vuol dire che ha fatto arrabbiare non solo me, ma penso, presumo, anche l'allenatore. Vedo che lui non reagisce a questo, e questo mi dispiace. Ma poi, questo può essere dal fatto che lui già è della Sampdoria, quindi... No, non credo. Però no, non so perché non si vuole... Cioè, si sono adattati tutti al gioco di Zema, anche gente che oggettivamente non è portata per giocare in una squadra di Zeman, proprio lui che avrebbe le caratteristiche per fare tutti i ruoli, perché lui potrebbe fare l'esterno alto, la mezzala che si inserisce, potrebbe anche fare paradossalmente il play basso, è quello che non risponde agli stimoli, e questa è una cosa che mi dispiace. Quindi il 3 scaturisce da questo ragionamento. Sì, dopo ho visto anche male Biraghi, sinceramente. Io quando ero giovane ci giocavo terzino, capisco quando un terzino è nettamente in affanno, e lui era nettamente in affanno. Poi ovviamente gli ha pioppato un bel 4, esatto. Poi 5... ovviamente è stato punito come con il premio della convocazione nazionale, che è una cosa che mi ha fatto abbastanza ridere. Infatti io non capivo, perché noi abbiamo una chat nostra di Calcio Totale, non capivo queste risate sulla convocazione, poi mi avete spiegato. Lo so, sono arrivato più tardi. Fatto. Giovanni invece, Ben Ali si conferma, cioè Ben Ali quest'anno insieme a Caprari forse è il giocatore che ha avuto il rendimento migliore. Già con Oddo è stato un giocatore sempre molto attivo, da quando è arrivato Zeman mi pare che dopo la prima partita, quando Zeman disse sì, ha giocato bene, devi imparare a correre un po' meglio, mi pare che si stia applicando e corra un po' meglio. No, no? Infatti, tornando al discorso dell'applicazione, credo che sia proprio il più disponibile da questo punto di vista, perché ha imparato anche a tagliare, no? Sì. Lo ha tagliato dei movimenti che non fanno parte del suo bagaglio tecnico. Corre dal primo all'ultimo minuto, diciamo. Se non dobbiamo elogiare Ben Ali, chi dovremmo ovviamente elogiare? Con la fortuna, ecco, ti dico io, con la fortuna del Pescara, Ben Ali ha la febbre, quindi vabbè, questo lo sanno effetti, tutti. Effetti. È stato convocato lo stesso, diciamo, sì, nella speranza però che essendosi allenato con però Zeman non si è allenato, quindi chiaramente la fortuna del Pescara si manifesta ancora. Riguardava Oddo, purtroppo, perché abbiamo detto prima, abbiamo diciamo parlato di Oddo, della preparazione fisica, degli infortuni, però è anche vero che è una stagione molto tormentata per il Pescara, che continua anche con la gestione di Zeman. Giovanni, dicevi, chi dobbiamo elogiare se non Ben Ali? Ti faccio io un nome, Fiorillo, perché dopo l'esordio ha fatto un'altra bella partita contro l'Empoli, si sta dimostrando un portiere affidabile, e quello che noi, ecco, questa è una critica che abbiamo mosso a Oddo in tempi non sospetti, non riusciamo a capire perché a fronte di tanti risultati negativi non giocasse questo ragazzo che è di proprietà del Pescara, che è costato 2 milioni, no Stefano? Sì, sì, no, è una valutazione assolutamente su questa sei lineare. D'accordo? No, sì. Poi vabbè, ci sta pure che hai fatto delle valutazioni a inizio campionato, un portiere di esperienza che magari ritieni particolarmente affidabile anche sulla scorta magari di qualche incertezza evidenziata da Fiorillo nella scorsa stagione, però è vero che finora, diciamo, da quando è tornato a giocare
si sta dimostrando un portiere affidabile. È stato determinante in tutte e due le partite, sia contro il Milan. Certo, non è un portiere tipicamente zemaniano, perché ha difficoltà, ma nessuno glielo può chiedere assolutamente. No, ma proprio la squadra complessivamente non è zemaniana. Sì, io prima che mi dia vorrei dire. Prego. No, vorrei parlare di un altro singolo, se fosse possibile, di Koulibaly. Perfetto. Nel senso che. Ho letto, ho sentito anche dei commenti, cioè, non positivissimi, nel senso che lui ha fatto un grande primo tempo, poi non ha fatto altrettanto bene il secondo tempo, ma secondo me un ragazzo però posso dire una cosa, 18... Koulibaly c'ha 6 e mezzo, 6, sì, 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 l'ho letto non solo da noi, anche altrove, però il discorso è questo, mentre nella partita contro il Milan lui era ordinato, a me era piaciuto per la disciplina. Poi il voto c'era stata parecchia indulgenza da parte di tutti, sai, un esordiente dal primo minuto contro il Milan. Nel primo tempo di Empoli io ho visto fare dei colpi a Koulibaly che mi hanno fatto capire che può diventare veramente un grande giocatore. Ho visto fare delle giocate importanti. Però che poi credi, si è sceso un po' presto, però io sono assolutamente d'accordo. Ottime partite. Però ho visto fare nel primo tempo, esatto, ho visto fare delle giocate. Sì. Dalle quali si intuisce che può diventare un giocatore che ha mezzi indiscutibili, però è un giocatore in costruzione. Sì, ma costruzione. Poi il fatto che abbia anche letto dichiarazioni del suo procuratore che dice che vale 3 volte Pogba, fa il lavoro suo che fa il procuratore. Io penso che sia folle dire una cosa del genere, perché un giocatore che ha fatto 2 partite e non ha mai giocato prima, francamente. Certo, bisogna vedere come si svilupperà la situazione. Le potenzialità per diventare un grande giocatore, secondo me, ce l'ha. Sì, ma ovviamente poi per diventarlo. Pure se no, io dopo quel primo tempo. Le parole vanno soppesate, nel senso che. No, ma io anche rispetto all'entusiasmo. Faccio un esempio, sto in fila al supermercato e mi chiedono, allora vinciamo, come penso capita pure a voi. Da quando è iniziato a giocare con Koulibaly, tutti quanti, perché ripetono quello che poi fondamentalmente diciamo noi, si parla del l'oro nero del Pescara, l'oro nero del Pescara e Koulibaly. Io, quando mi chiedono, dico a tutti, secondo me è un grandissimo giocatore, potenzialmente, però ha fatto 2 partite, aspettiamo di vederlo, 10-15 partite. Sì, ma io perché un ragazzo di 18 anni che fa la prima forte. Io ho individuato, è giusto quello che dici tu, può darsi pure che di testa non regga la personalità, colpisce. Un ragazzo di 18 anni che esordisce in Serie A, che fa la prima partita titolare in Serie A contro il Milan e gioca con quella personalità, mostrando quei mezzi tecnici, è un aspetto singolare. Penso che la personalità dipenda dalla qualità, ho visto fare delle cose che non pensavo sapesse fare nel primo tempo di Empoli. Quindi ti ricordi che abbiamo commentato sempre su questa cosa? Ho detto, secondo me, mi sembra Pogba. Guardandolo, sembra già Pogba, però. Da questo adesso a mettere su Koulibaly, lì c'è anche la storia, l'alone romantico un po' della storia del ragazzo arrivato dal set. Ma no, però indipendentemente da quello, cioè fisicamente è strutturato, ha qualità, perché ha qualità, esatto. E poi la personalità, diceva Giancarlo, ma i 2 appoggi di petto al portiere con il vuol dire che sei sicuro dei tuoi mezzi. È anche libero di testa, spensierato sotto questo punto. C'ha ragione Giovanni, i mezzi è in dubbio, mentre da questo punto di vista, per esempio, la struttura, come dicevi tu, la struttura fisica di Koulibaly è impressionante. Cioè, nonostante non abbia avuto appunto alle spalle una grandissima carriera, perché ha giocato pure pochissime partite ufficiali, mi pare. Tutta la sua vita 5 partite con l'arbitro. Con l'arbitro. Lui poi apriamo il capitolo sui giocatori che erano promettenti, non si sono affermati. Non finiamo più. Certo. Volevo chiedere intanto a Dino di mandarci la foto della settimana che abbiamo scelto. Che abbiamo scelto, come dice Giancarlo, che però scelgo io. Perché è l'occasione per ringraziare. Intanto Massimo Mucciante, che è il nostro fornitore delle fotografie, ho scelto Giancarlo questa settimana, non lo sapevo se eri d'accordo. Perché quando segniamo noi sono sempre d'accordo. No, è un'immagine in cui si vede davvero molto bene che esce quasi dalla rete Vittorioso Caprari, ma la foto è molto bella perché in primo piano sfogato c'è Biraghi, credo, e tutti i giocatori a testa bassa, comunque in qualche modo un po' in discussione
dell'Empoli invece esce fuori questo aspetto positivo con le braccia alzate, questo segno di vittoria, bello, bello. Di sì, positivo, sì, no? Sì. Molto bello. Bravo Massimo, una foto secondo me che coglie un momento importante della partita, un momento in cui Pescara sembrava essere in grado di determinare anche un altro assetto. Direi di andare in pubblicità e poi ritorniamo con il tema tattico, che questa settimana, caro Giovanni, è molto ricco, perché ci sono tantissime azioni che vedremo che cominciano a configurarsi come azioni zemaniane, quelle che a noi piacciono quando si parte palla al piede e attraverso triangolazioni si arriva in porta. Ci vediamo tra pochissimo. Ah, scusate, eccoci rientrati, sì, avevate ragione, dovevamo rientrare. Allora Giovanni, partiamo subito con la Juventus, anche sì. Se in qualche modo Barilla ci aveva già, ti ha un po' bruciato sì, vabbè. La probabile formazione. Ha fatto bene. L'ha detto Antonio, linea difensiva completamente nuova, non ci sarà nemmeno Gigi Buffone che non è stato convocato, mercoledì il ritorno della Champions, dei quarti di finale a Barcellona al Camp Nou, quindi Neto in porta. Difesa a 4 con Lichtsteiner, Barzagli, Rugani e Asamoah. Poi centrocampo con Marchisio, che torna titolare. Al suo fianco abbiamo messo Pjanic. E poi c'è un dubbio in attacco, che non riguarda Dybala, Higuain e Mandzukic, che giocheranno tutti e tre, ma riguarda Lemina, ci sembra in leggero vantaggio, da quello che ci dicono, su Cuadrado. Inutile aggiungere che anche così la Juventus è una squadra spaventosa, anche senza la difesa titolare, perché Barzagli insomma è uno dei difensori più forti d'Italia, anche se è un po' avanti con l'età. Rugani è uno dei più promettenti, Lichtsteiner era titolare praticamente sempre fino all'arrivo di Dani Alves, e Asamoah un ottimo ricambio per Alex Sandro. 77 punti, 63 più del Pescara, insomma sulla carta non c'è storia, però in Serie A il Pescara ha spesso la Juventus ha spesso sofferto all'Adriatico, perché solo 3 vittorie in 6 partite, secondo me sono poche per una squadra come la Juventus. 2 le vittorie del Pescara e un pareggio, questi precedenti in Serie A all'Adriatico. Giancarlo, allora al netto sui tifosi abbiamo detto, non sì. Ci interessano quelli che vanno a tifare, non vi interessano, perché io sono diciamo un po' distante da questo, perché mi interessa, però diciamo domani ci andremo a godere oggettivamente Dybala, Mandzukic, Higuain, Pjanic, insomma stiamo parlando del calcio vero qua, cioè no? Anche da questo punto di vista no. Cioè una volta dissenti, che dovuto... no non dissento con te, però voglio dire, se proprio dobbiamo aspettare fosse stata la titolare, almeno ti vedi gli altri, ti vedi la formazione. Vabbè, però diciamo però... Dybala, Higuain, Mandzukic e Pjanic sono 4 giocatori. Speriamo di goderci Bebek invece. No, no. Quindi domani pensiamo, no, pensiamo al risultato. Guarda, vedere, io Dybala, sinceramente... secondo me è un privilegio poter avere la possibilità di assistere. Allora, a un giocatore. Guarda, io che... ti dico. No. Ti devo dire la verità. Già, essere sportivi, no? Io, io ho visto. Che Pescara vinca 10-0, però. Juventus. Io sono. Non sono voglio vedere Dybala. Cioè allora, mi piace io ho visto vedere. La Juventus col Napoli nelle 2 partite ravvicinate. Sì. E sinceramente, come tipo di atteggiamento, che è un atteggiamento speculativo di da grande squadra, però non mi è piaciuto, cioè nel senso non mi è piaciuto. No, a me mi è piaciuto molto di più il Napoli. Nella prima partita il Napoli ha giocato sempre, la Juventus si è arroccata e ha mandato il pareggio. Nella seconda ha avuto uno sprazzo e dopo ha perso pure. Quindi io sinceramente da una squadra del genere con dei campioni del genere anche a un minimo di spettacolo in più, cioè anche a Torino si aspettano, anche i tifosi della Juventus si aspettano di più da Allegri. Ovviamente quella è una squadra abituata a vincere. Allegri sta vincendo, vabbè, probabilmente sta vincendo, vincerà, certo. Però se dobbiamo dirla tutta, nella doppia sfida contro Sarri, il Napoli si è espresso molto meglio. Una partita l'ha anche vinta, conta per i risultati, che è passato il turno. Conta il risultato, ma conta. Insomma, io faccio un discorso diverso. Secondo me in campionato, cioè la Juventus ormai vince praticamente sempre, ogni anno. Il campionato italiano ci stanno almeno 10-12 partite che si vincono soffrendo con un triporto, sì, certo. Ma secondo me è anche una questione di motivazioni. In Champions invece abbiamo visto, secondo me, esibizioni migliori dal punto di vista qualitativo, ma anche l'anno scorso. Poi non lo so, Allegri qualche volta secondo me ha commesso qualche errore, vabbè, soprattutto l'anno scorso col Bayern fuori casa, forse per eccesso di prudenza alla fine, perché partiva un po' tutti gli sempre... allenatori hanno un po' delle fissazioni. No, ma lui è stato
ha avuto un atteggiamento molto aggressivo la Juventus l'anno scorso in tante partite, che paga in Europa, la storia lo insegna, poi qualche volta passata in vantaggio un po' titubante, si, vabbè, però si tirava un po', indietro. Abbiamo meno di 3 minuti, ci dici come potrebbe giocare il Pescara e così poi passiamo ai soldi. Scusami se sì, abbiamo detto Benalini forte dubbio, Zeman aveva inizialmente detto non verrà convocato, poi invece è stato aggregato, domani si deciderà in extremis per Benalì, però noi abbiamo messo ballottaggio Muric e Castanos, lì non c'è in grafica, comunque Muric o Castanos nel tridente con Baybeck e Caprari, poi in porta vabbè confermato Fiorillo, Coda al posto di Bovo che è squalificato insieme a Campagnaro al centro della retroguardia, poi a sinistra Biraghi, a destra Zampano e centrocampo con Koulibaly, Muntari, anche qui c'è un ballottaggio con Bruno e Memushai. In verità stamattina Zeman ha fatto delle prove un po' strane, perché il tridente proposto durante la rifinitura era quello formato da Memushai come esterno a destra, sì. Brugman punta centrale e Caprari a sinistra, non lo so, magari si starà allora preparando. Allora io l'ultima volta che ho visto una rifinitura, ho visto quella di stamattina, l'altra rifinitura pre-Milan, ho visto la formazione, mi sembrava strana, ma... e ho messo quella che io ritenevo opportuna. E in realtà invece era quella della rifinitura. Quindi io per domani, Caprari, ho messo la formazione della rifinitura. Della rifinitura. Perché? Perché quindi disaccordo tra Giancarlo Febbo e Giovanni. No, Tondolo. Vabbè, che c'è, quella è una questione di interpretazione, perché così no, è una formazione che chiaramente è frutto, diciamo, della valutazione nostra, ma Zeman però ha provato una cosa diversa, sinceramente. È vero. Allora, manca poco meno di un minuto. Giancarlo, Giovanni aveva Volevo solo aggiungere una cosa. Io spero che abbia ragione Zeman nelle sue prove che ha fatto stamattina, magari schiererà quella formazione e il Pescara farà risultato. A centrocampo, ce lo siamo dimenticati, Giancarlo. Sì, no. C'erano Muntari e Bruno, tutte e due insieme. Con Bruno Mezzala e Muntari. No, guarda, io sinceramente ci ho riflettuto. Una formazione con un attaccante di ruolo, perché poi resterebbe solo Caprari in campo, non sarebbe zemaniana, no, la scelta zemaniana. Ma lo ha fatto a Cagliari proprio contro la Juventus e fu l'ultima partita sulla panchina di Cagliari. Io però sinceramente, proprio riflettendo sul fatto che si affronta la Juventus, sì, ho pensato che magari siccome Muntari è il regista della squadra, però hai 10 secondi. Ho pensato che potesse effettivamente mettere due incontristi lì. E noi adesso li calcoliamo così, ma stiamo giocando contro la Juventus. Allora, quindi ci può stare. L'unica volta che Zeman non ha schierato un 4-3-3 è stato contro Cagliari. Juventus a Cagliari, e la partita andò male, e andò male pure la panchina di Zeman perché fu esonerato. Siamo arrivati alla fine, non possiamo chiedere nemmeno il pronostico, lo chiederemo per Pescara Roma, che ricordo ci sarà dopo la partita con la Juve, si giocherà di lunedì alle 20:45. Intanto grazie a Giovanni Tondonati, grazie a te Oscar, grazie a Stefano Buda, grazie a voi, grazie buonasera al nostro bomber Giancarlo Febbo, buonasera a tutti, e a me buonasera. Non resta altro che augurarvi buona settimana e buon calcio, buona Pasqua anche, e anche buona Pasqua, c'ha ragione Giancarlo. Buona Pasqua, buona settimana e buon calcio a tutti.